Veronica Peroni e benvenuta nella nuova diretta di Peroni Live Streaming. Questa sera parleremo del mitico Bunnings, il fondatore di immersione per eccellenza. Prima di cedere la parola alla nostra Giorgiana, ti ricordo che puoi porci tutte le domande che ti interessano e ti invito, se già non l'avessi fatto, ad iscriverti alla nostra newsletter. Trovi il link in chat, attraverso la quale potrai rimanere sempre informato di tutte le nostre iniziative e riceverai subito un buono sconto di 6 euro. Ora, invece, passo a presentarti l'offerta imperdibile di questa sera. Abbiamo ottenuto una piccola quantità di Mavic Swiss Lion Red con confezione leggermente rovinata, lo possiamo vedere qui davanti, all'interno del cartone. Il prezzo di mercato del Mavic Swiss Lion è di 249 euro. L'offriamo a 179. La Swiss Lion Red da 200 watt è la composizione più venduta sul mercato. Naturalmente, il prodotto è nuovo, perfetto e garantito per 25 anni nel motore. Approfittane subito. Bene, ora passo la parola a Giorgiana che ci illustrerà le molteplici capacità del Bounce. A te, Giorgiana, la parola. Ciao, benvenuto o benvenuta. Siamo qui a presentarvi questo prodotto al quale siamo già da tempo affezionati, abbiamo già parlato in qualche occasione di questo prodotto meraviglioso. Parliamo appunto del Bunnings. Che cos'è il Bunnings? È un frullatore a immersione, viene inventato negli anni, creato negli anni 50 in Svizzera. Ed ha proprio il carattere svizzero, cioè la professionalità, la precisione, tutto quello che ci aspettiamo, diciamo, dai prodotti svizzeri, come gli orologi sono famosissimi in questo senso, lo ritroviamo anche in questo prodotto meraviglioso. Quando viene creato, l'ingegnere che lo progetta pensa a un prodotto il più possibile versatile e allo stesso tempo piccolo, poco ingombrante, funzionale, che andasse a sostituire tanti elettrodomestici e realizza un prodotto veramente unico nella sua struttura, perché qui parliamo appunto di un motore a presa diretta. Che vuol dire? Vuol dire che proprio l'asse che poi dove andremo a montare gli accessori che andremo a utilizzare di volta in volta per le varie preparazioni, la sua potenza la prende direttamente dal motore, mentre altri frullatori a immersione che conosciamo, anzi tutti gli altri frullatori a immersione che conosciamo, hanno proprio uno snodo e quindi perdono di fatto la forza nella prestazione delle funzioni. In questo modo non si disperde nulla, anzi si potenzia al massimo. E è un prodotto estremamente compatto, versatile, perché poi è dotato di tantissimi accessori. E sono appunto le diverse lame che andremo a spiegare nello specifico e a utilizzare anche perché faremo delle preparazioni utilizzando non proprio tutto, ma chiaramente alcune di queste e le spiegheremo, spiegheremo le differenze tra uno e l'altro. Buonasera, Rosanna. Ciao! Allora, che cosa cambia tra una lama e l'altra? Ognuna di queste, per esempio, che sono quelle che hanno un attacco diretto sul prodotto Bamix, sono delle lame, appunto, ognuna di loro ha una funzione specifica. Quando le andiamo a montare, noteremo che ognuna di queste lame ha una piccola asolina, una piccola incavo, esatto, che dovrà corrispondere a questo piccolo perno che c'è sull'asse, in maniera tale da incastrarla perfettamente. Basta fare questa pressione e, come vedete, si incastra perfettamente senza problemi. Ricordiamo che quando montiamo le lame bisogna staccare la presa. Questo è importantissimo, questo è uno dei sistemi di sicurezza. Io adesso non l'ho fatto per praticità, però effettivamente ogni volta che montiamo e smontiamo le lame è importante la sicurezza, la nostra sicurezza, e quindi è importante che andiamo a staccare il cavo, che alimenta poi il prodotto. Allora, quella che vi sto mostrando adesso è il cosiddetto disco con i fori. Questo disco serve soprattutto ad emulsionare, ok? Viene utilizzato anche per preparazioni tipo cocktail oppure per tutto quello che è salsa e viene definita anche la cosiddetta lama purè, ok? Quindi ha questi forellini qui sui lati.
L'altra lama, l'altro disco è il disco piatto, completamente piatto. Questo viene utilizzato esclusivamente per montare. Con questo possiamo montare veramente qualsiasi cosa, in particolare la panna, veramente in un nanosecondo, piuttosto che un piccolo quantitativo di albumi. Insomma, tutto quello che ha bisogno di essere montato lo possiamo montare con questa lama qui. Poi abbiamo altre due lame. Queste sono due lame che più che altro tendono a tagliare. Quindi abbiamo la lama multiuso, che viene utilizzata appunto per i passati di verdura, di frutta, cioè tutto quello che dobbiamo rendere a purè, più finemente tritare, esatto, e che però è anche la lama conosciutissima per quello che è un prodotto di pasticceria specifica, e nello specifico appunto tutto quello che è glassa a specchio. Perché? Perché questa lama permette al composto, che teme le bolle d'aria, permette al composto di non creare queste bolle. E questo, oltre all'utilizzo di questa lama, c'è il fatto che all'interno del bicchiere si viene a creare un vero e proprio vortice che forma una corrente antioraria. Quindi spesso e volentieri si parla di frullatore a immersione che gira in senso antiorario. Non è lo strumento che gira in senso antiorario, è semplicemente il vortice che viene creato all'interno dei bicchieri che andremo a utilizzare, dei contenitori che andremo a utilizzare, e crea appunto questo movimento antiorario. Quindi non è lo strumento, ma è il vortice che si crea. E poi quando sta in azione sembra proprio che viene attratto dal fondo del contenitore. Esatto, esatto, sì, cioè proprio questa spinta in basso, sì. Poi abbiamo la lama carne o pesce, sono delle lame che ci permettono di tagliare anche le consistenze più dure, più fibrose, oppure crude appunto, cioè, mentre la multiuso la andiamo a usare soprattutto con prodotti morbidi o cotti, l'altra la andremo a utilizzare prevalentemente con fibre vegetali crude o, ripeto, con la carne e il pesce, per esempio, per realizzare delle tartare. Allora, queste lame vengono usate in maniera totalmente diversa. Allora, mentre le prime due, quelle per montare, per emulsionare, vengono utilizzate con movimenti che partono, diciamo, da fermo, ok? Per circa 5 secondi rimaniamo fermi sulla posizione in basso sul bicchiere, e poi successivamente cominceremo, dopo 5 secondi circa, andremo a fare dei movimenti molto lenti, di 45 gradi circa, su e giù per il bicchiere, ok? E questo è proprio il movimento ideale per sfruttare al meglio la funzione di questo tipo di dischi. Esatto. Invece, quando andremo a utilizzare le lame, quelle più taglienti, diciamo così, quelle che andremo, quindi la multiuso o la lama carne e pesce, diciamo, io la definisco così, queste avranno bisogno di sollecitazioni di questo tipo. Tum, 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 tum. Faremo questi movimenti molto rapidi, quasi a schiacciare e a voler, appunto, come se avessimo un pestello in mano, che allo stesso tempo però ci tagliuzza e ci sminuzza tutto. Allora, un'altra cosa importante, questi modelli di Bunnings che stiamo utilizzando stasera hanno, come vedete, questa fascia di silicone. Questo vuol dire che i tasti hanno una tenuta stagna, e questa è una garanzia per quando lavoriamo o quando decidiamo di lavare il prodotto anche sotto l'acqua corrente. Per lavarlo basta veramente poco, è molto molto facile, molto... tra l'altro, durante la pulizia raccomandiamo di sfilare comunque le lame per poterle lavare al meglio, perché altrimenti spesso e volentieri, lasciandola montata all'interno di questi forellini che ci sono nelle lame,
possono rimanere dei residui di cibo, quindi è sconsigliato questo dal punto di vista igienico. Ricordiamo che per un po' solo massimo, sì, che nel modello che proponiamo stasera le quattro mani vengono date tutte in dotazione, quindi quando compriamo i bambi si compriamo l'apparecchio, le quattro lame e l'appoggio che è dotato poi di un alloggiamento all'interno per ricorre. E c'è anche il processo che lo possiamo in dotazione c'è anche il processo e la clappa, sì, che sì, è comodo perché lo possiamo inserire con questo vano qua dietro, quindi poi in un piccolo spazio abbiamo tutto quanto. Considerate che quando io vado praticamente lo metto in valigia, così ho tutto. Esatto, cioè, io non vivo più senza il mio Panix, è talmente compatto, talmente poco ingombrante e funzionale, che quando c'è il tipo di vacanza, appunto non in un albergo chiaramente, ma se vado in una casa vacanze ho a disposizione la cucina, viaggia con me, è necessario che ci sia, ok? Perché sostituisce un vero e proprio robot da cucina ed è d'ausilio, di aiuto per qualsiasi preparazione noi andiamo a realizzare, parliamo dall'antipasto fino al dolce. Allora, questo qua che cosa ci usa? Allora, questo qui è appunto il processo, come ha detto adesso Eleonora, è contenuto eventualmente in questa confezione. Che... Se no, ogni cosa che vedete del bambino si può essere comprata a parte, nel senso se io perdo una punta si può cambiare, se io perdo un taglio, tutto è possibile acquistarlo, come per esempio anche il sostegno. Se io ho un vecchio Bamis dove non c'è più il sostegno, posso comprarlo da un'altra parte. E ricordiamo che la nostra assistenza cliente è sempre disponibile a vostra disposizione. Andiamo avanti, se no la regia ci dice non facciamo il tempo. Ok, allora parliamo così molto velocemente di questo prodotto. Questo è il cosiddetto processor, serve a realizzare polveri, cioè quando abbiamo dei prodotti secchi, può essere il parmigiano, può essere il caffè, può essere una frutta essiccata, sì, adesso parliamo anche di quello, tutto quello che dobbiamo rendere in polvere noi andremo a utilizzare questo strumento, ok? Dotato di una lama molto tagliente. Se poi, però questo devo dire per correttezza che dentro il cofanetto non è incluso, semmai si può comprare però come prodotto, come accessorio a parte. Questo è il disco che ci permette, il power disc, cioè quello che aiuta a tritare finemente anche dei piccolissimi quantitativi di prodotto. E allo stesso tempo ci aiuta anche a renderli più sottili, più fini, no? Perché praticamente spinge mano a mano il prodotto sempre più vicino alla lama. Poi, altro prodotto che lì in questo cofanetto non è contenuto, ma che se volete potete sempre decidere di comprarlo a parte, è lo Slazy. Questo diventa un vero e proprio robot, ok? Che cosa abbiamo all'interno dello Slazy? Abbiamo una lama che in questo caso è protetta appunto perché è estremamente tagliente, questa veramente bisogna fare attenzione, anche se avete bambini in casa proteggetela sempre, e loro giustamente ci danno il proteggilama proprio per evitare di farci male. Quindi con questo io posso decidere di tritare un soffritto, un battuto, tutto quello che è magari in fase preparatoria di un sugo piuttosto che di una crosta. Dopodiché io ho questo accessorio dove, come? Io lo uso tantissimo. Io quando arrivo la sera stanca a casa non ho voglia di mettermi lì con coltelli e mandoline e faccio fare tutto. Allora, qui abbiamo questo disco che andremo a posizionare sul perno che c'è presente all'interno dello Slazy che ci bloccherà appunto il disco con tutte le lame. Io posso scegliere, avrò in dotazione, quando scelgo lo Slazy, in dotazione ho 5 lame. Perché ho 2 lame per fare le fette, ok, più alte e più basse, perfetto. E poi ho a disposizione 3 invece lame che mi permettono di realizzare julienne di spessori diversi. Quindi carote, zucchine, patate, tutto quello che volete a julienne potete scegliere la dimensione che preferite. Per tutti e due gli accessori è semplice, basta mettere sopra il motore. Perfetto, sì, forse questo non l'abbiamo specificato, per poter azionare le lame
basta semplicemente che io posiziono il Bamix e parte la lama o eventualmente, diciamo, le lame per fare tutti i tagli che abbiamo appena visto. Stessa cosa il Bamix. Il Bamix ha sul suo coperchio, sul processo, vabbè, sul processor ho proprio dei quattro tagli che corrispondono ai quattro diciamo piedini del Bamix e quindi vado a posizionare, ma perché non l'avevo attaccato questo? Scusate, e vado a posizionare per azionarlo, ok? Iniziamo le ricette? Allora, direi di sì perché altrimenti non ci sono. Se ci sono domande, ci sono domande? Qualsiasi informazione chiedetemi. Ok, ti faccio spazio. Anzi, chiedimi. Allora, iniziamo dalla maionese senza uova? Perfetto, abbiamo deciso una maionese semplice. Chiaramente con questo Bamix, con questo frullatore a immersione, noi riusciamo a fare le migliori maionese, quelle classiche, quella a base d'uovo, che vogliamo. Fra l'altro è famosissimo perché non fa impazzire la maionese, cioè questo è proprio tutto quello che insegnano quando si inizia questo a lavorare con questo strumento. Allora, in questo caso invece abbiamo scelto una formula senza uova. Allora, dico gli ingredienti? Perfetto. Allora, sono 100 ml di olio di semi di girasole, 50 ml di latte di soia, un pizzico di sale e un cucchiaio d'aceto. Noi in questo caso l'abbiamo sostituito con il limone e se vogliamo, per dare un pochino più di carattere alla nostra maionese senza uova, possiamo anche decidere di mettere un pochino di senape. La senape, possiamo scegliere la senape che preferiamo fondamentalmente e in quel caso ce ne va un cucchiaio, due cucchiai, non cambia molto la proporzione del composto, ok? Qui metto proprio un cucchiaino, abbiamo detto, anzi ce ne metterei anche un santinello. Allora, andiamo a montare il disco. Questo coniforio che è quello che mi serve proprio a realizzare le salse, ok? Ok. Perfetto. Allora, vado ad incastrarlo benino qui. Come vi dicevo, parto poggiandomi proprio sul fondo e poi comincio a fare questi movimenti. Anche perché la maionese, diciamo, con le uova comporta comunque di dover utilizzare uova pastorizzate e siccome io trovo molto pratica questa vegana e piace sempre a tutti, tra l'altro vi assicuro che se non lo specificate nessuno se ne accorge, quindi è ottima veramente. Non è che proprio tutti i giorni mangiamo maionese, però ecco qua. Allora, assaggio. Che ci prepari dopo? Allora, adesso ripeto un attimo gli ingredienti. Abbiamo usato 100 ml di olio di semi, 50 ml di latte di soia, un pizzico di sale e un cucchiaio di limone o se no aceto. Aceto. Ok. Aceto dà un pochino più di carattere e poi ripeto, se vogliamo anche della senape. Allora, ricordiamo che abbiamo usato una busta quella con i fori. Esatto, per emulsionare, diciamo così, andiamo a utilizzare la busta con... Questo vale per tutte le salse che andremo a creare con il Bamix, sempre la busta con i forellini. Okay. Ok, adesso prepariamo quindi invece... Andiamo a realizzare invece il pesto. Ok. Ricetta del pesto sono 100 grammi di basilico. Grazie. 70 g di parmigiano reggiano, 30 g di pecorino sardo, 70 g di pinoli, 120 g di olio d'oliva, 3 spicchi d'aglio, sale grosso quanto basta.
Vi confesso che ho diminuito il quantitativo di aglio perché ho un problema con gli odori. Allora, quindi pecorino parmigiano. Ti devo pulire qualcosa nel frattempo. Guarda, l'unica cosa, se vogliamo. Pause. Sì, infatti. Allora. Ah, ci sto io. Ok. Naturalmente la previsione era di utilizzare un cucchiaio invece per la rapina. Sì, ce l'aveva a disposizione, solo che poi sono degli ingredienti. Sono sta io poco efficiente. Ok. Scegliere il bicchiere, poi forse prendiamo la caraffa. Allora qui invece in questo caso andremo a utilizzare la lama multifunzione, ok? Quindi anche in questo caso necessariamente posizioniamo l'asola che c'è sulla parte bassa della punta e la andiamo a incastrare all'altezza del perno, ok? Allora. Cosa se semplicemente proprio quello allora come vedete ve l'ho detto prima la lama multifunzione e la lama quella per realizzare il tartar la andiamo a utilizzare proprio con questi movimenti come se fosse un vero e proprio pestello, ok? L'aglio si sta facendo sentire. Allora, io adesso non ho aggiunto sale, chiaramente poi voi assaggerete a seconda dei gusti, andrete a unire un altro pizzico di sale, però ricordate sempre che partiamo con pecorino, con parmigiano, che sono già molto ricchi di sapidità, quindi attenzione, quello poi è soggettivo. E praticamente il nostro pesto è pronto. Ok? Non so se riuscite a vedere la consistenza. Ci sono. Guarda, che ne dici? Che ne pensi? C'è tutto un profumo di basilico. Allora, io ho fatto una cosa che generalmente consiglio di non fare, perché allora il Bamix viene consigliato come strumento, perché molto spesso quando andiamo a utilizzare dei contenitori fragili non si usa, cioè difficilmente andiamo a utilizzare un frullatore a immersione. Il Bamix ha anche questa caratteristica, che la possiamo utilizzare anche su contenitori di vetro piuttosto che di ceramica. Però una cosa importante, quando decidiamo di battere l'asta, magari facciamola con la mano. Questo me l'ha insegnato anche il mio collega Stefano. Ok? Proprio per evitare che invece battendo l'asta di metallo sul vetro si rompa tutto. Tra l'altro quando ci segua, perché sta a casa per un mese. Sta a riposo e quindi ci deve seguire, vero Stefano? Allora. Così adesso per mostrarvi un altro tipo di utilizzo, inizialmente avevo pensato alla panna perché veramente è sorprendente. Ma non hai il bicchiere? Il bicchiere ce n'era uno a disposizione. Ah, no, ce n'è un altro, ce n'è uno. Sta di là? Sì, sopra la cucina. E allora andiamo a utilizzare semplicemente degli albumi. In realtà gli albumi, come sapete, sono alla base di tante preparazioni di pasticceria. Spesso e volentieri abbiamo bisogno di albumi montati, oppure con la stessa tecnica e con lo stesso accessorio che è appunto la punta di disco piatto, questo che vi sto mostrando adesso. Completamente piatto, noi andremo a montare
panna, ganache, tutto quello che ha bisogno di essere areato e di aumentare di volume. Ok? Quindi ho incastrato la punta. Va bene, questo lo iniziamo. Perfetto, sì, sì. Eccoci qua. Allora, io qui ho messo veramente un quantitativo. Quante uova sono? Sono semplicemente due alloni. Ok. Ok. Ripeto, non sto aggiungendo altro, però è solo per farvi capire quanto è veloce, quanto è rapido ed efficace questo strumento anche per fare questo tipo di preparazione. Allora, disco piatto, come quello forato, parto ferma. E poi comincio a inclinare per far inglobare l'aria al fondo. Un attimo, vedete, sono albumi completamente fermi, non so se vi rendete conto. Poi sono due albumi, due albumi. Sì, sì, anche un solo albume riesce a montare, eh? È incredibile. Quindi sono fondamentali poi i bicchieri, perché comunque si faccia. Assolutamente. Allora, è importante capire questo, cioè chiaramente non possiamo mettere due albumi su una ciotola da 20 cm di diametro. Quando abbiamo piccoli quantitativi cerchiamo piccoli contenitori e per questo Bamix ci propone sempre dei contenitori. Per esempio abbiamo questo che è da 400 grammi, quest'altro da 600. Anelle, sì, non grammi, e tra l'altro sono corredati anche di pratici coperti. Perfetto. C'è anche la versione comunque anche in vetro. Esiste anche la versione in vetro, perché come vi dicevo, la caratteristica di questo strumento è quello di poter lavorare anche all'interno di contenitori delicati, fragili, ok? E anche per cose calde. Nel senso che io, per esempio, lo uso, lei usa più per la pasticceria, più io più in cucina, noi andiamo direttamente in pentola, nell'instant pot calda, per fare per esempio un pasto di verdura da mia figlia. Noi l'abbiamo preso quando lei era piccola e ormai ha 6 anni, certo. Lui viaggia sempre con noi. E allora, una cosa che voglio dire, allora, il Bamix, non l'abbiamo detto, ha 25 anni di garanzia sul motore. Gli accessori, abbiamo visto, sono tutti si possono tutti acquistare anche separatamente. Quindi se io sono eterno. L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è metterli sempre allo stesso posto per non perderci. Esatto, perché non sono particolarmente grandi, quindi magari è facile perderli se siamo disordinati, però c'è sempre la possibilità di acquistarli separatamente, e quindi nel momento in cui l'ho perso oppure per un motivo o per un altro non taglia più, ma non è così perché fondamentalmente tagliano, e posso comunque acquistarlo separatamente. E per un consiglio della manutenzione che possiamo fare, allora lo leggevo proprio in questi giorni. Allora, si consiglia di posizionare il Bamix così, in verticale, mettere una o due gocce di olio di semi, non olio di oliva, ma olio di semi di girasole, insomma tutto quello che è olio di semi a parte l'olio d'oliva, perché invece tende ad acquisire poi nel tempo un odore un po' troppo forte. Quindi si lascia un pochino in verticale in maniera tale che l'olio riesce a entrare attraverso l'asse e va a lubrificare un pochino il motore. Questo per impedire che dopo tanti utilizzi, magari questi giorni, poi basta semplicemente prendere un bicchiere con dell'acqua calda e
pochissimo sapore e semplicemente si immerge e si fa azionare un pochino il motore. Basta, questo è il minimo di manutenzione che ci permette al motore di restare sempre in funzione con le massime prestazioni. Perfetto. Allora, vi ricordo che per avere uno allora che sul sito troverete un link, nella chat troveranno un link dove porta praticamente al Bamix, giusto da Zera? Sì. Poi, comunque, se vanno sul sito per onsnc.it e cercano il marchio Bamix, troveranno tutti gli articoli presenti del marchio, quindi potete trovare sia il processo che lo slessi, i bicchieri, quello che volete. Per qualsiasi informazione ci potete scrivere nella chat che trovate sia su YouTube che su Instagram che su Facebook per domande, dubbi, oppure contattare come sempre la nostra assistenza dei clienti. Sto facendo vedere i singoli. Posso così? Avete domande? Non ci sono domande? Allora, bene, anche oggi siamo giunti al termine. Ti ricordo che la prossima live, così già ci portiamo in anticipo, sarà sicuramente martedì 28 giugno, sempre alle ore 19. Affrettati per non perdere l'occasione del Bamix Swiss Line Red a 179 euro, perché ce ne stanno ancora pochi pezzi. Un saluto e vi aspettiamo il 28 giugno alla prossima. Grazie, salve, buona serata. Ciao, grazie, approfittatene perché vale veramente la pena, ve ne innamorerete. Ciao. Salve.